parlare della tenda di Stefano. È tanto difficile anche per una persona come me che ha avuto la fortuna di vivere in teatro e di seguire anche fuori del teatro, in tournée o trasmissioni televisive, i più grandi cantanti del nostro secolo. La difficoltà di cui accennavo all'inizio di parlare della tecnica di Giuseppe Di Stefano consiste nel analizzare ciò che è stato e che sarà in futuro questo grande personaggio, questo prodigio. Parlare della tecnica di Pippo è disagevole come vivenzionare un corpo vivo. Tutti hanno ovviamente saltato il timbro vocale, lo smalto, la bellezza del colore di una voce che si pone sul piano di quelle mitiche di un Caruso, di un Gigli. Ma lasciando il colore a parte, di Stefano ha sempre avuto la capacità di eseguire, per esempio, le frasi a mezza voce, con incomparabile dolcezza e intensità. Ora, cantare a mezza voce, devi sapere, è terribilmente difficile e occorre, per sapere adoperare questo splendido tipo di emissione vocale, occorre avere una tecnica agguerritissima. Direi che la mezza voce, e la mezza voce si badi, col falsetto non ha nulla a che fare, contrariamente con tanti cantanti che cantano in falsetto e dicono di cantare a mezza voce. E la mezza voce, appunto, è difficilissimo, direi, è più difficile del do, del famoso do di petto, delizia del pubblico e croce dei tenori. Quindi un giudizio tutto positivo. Ma c'è un altro fattore molto importante, il nostro grande Pippo ha veramente... Sarebbe Giuseppe. Tutti, affettuosamente lo chiamiamo Pippo. Sì, anche noi, quindi ci permetteremo di andare a chiamarlo Pippo. Ha veramente attuato i precetti antichi del recitar cantando, ossia l'addizione nel canto di Stefano è di primordiale importanza. Ogni parola, ogni frase quando canta di Stefano sono cariche di espressività. Questo tenore ha la capacità di penetrare il significato del testo alla radice come nessun altro. Ecco perché i suoi personaggi hanno sempre la forza e l'intensità di creature vive. Sono di carne e di sangue, una capacità veramente rara. L'addizione è il tallone d'Achille, anche di grandi virtuosi del canto come la Sutherland, per esempio, che gorgheggia con uno signoro, ma di cui non si riesce a capire una sola parola. Quindi un omaggio a Di Stefano era del tutto giusto farlo, sì, noi che questo invito alla musica. E musicalmente quali sono le preferenze che ha? Ma essendo Di Stefano Pippo, essendo Pippo un grande cantante, io non credo che abbia delle preferenze per generi, avrà delle preferenze che riguardano la bellezza, l'importanza dei singoli pezzi. Tanto è vero che, per esempio, Di Stefano ama anche moltissimo l'operetta, che in Italia è stata assai poco seguita, perché è stata sempre considerata un genere minore, mentre invece, non so, in Austria, in Germania, nei grandi teatri, si fa indifferentemente una sera l'opera, un'altra sera l'operetta, senza fare questa distinzione dei generi che c'è da noi. E quindi Di Stefano ama l'operetta, ama l'opera, ama la romanza, ama le canzoni napoletane, ama le canzoni siciliane antiche e le segue sempre nei suoi innumerevoli concerti. Ama tutta la bella musica.